Andata meglio di ogni migliore previsione, 700 e rotti partenti, diciamo così. Uno spettacolo, perché poi questa di Gallia nessuno credeva a questi numeri. Tutte le gran fondo stanno calando i loro numeri, noi li abbiamo aumentati in maniera spaventosa. Quindi è un percorso bellissimo, giornata bellissima, grandissima partecipazione, e un villaggio dedicato ai ciclisti e a noi che vogliamo vederci questa giornata. Siamo al centro Futur di Pianello di Ossa e stiamo oggi presenti alla manifestazione sportiva della Gran Fondo dell'Adriatico per offrire dei massaggi defaticanti, decontratturanti. Il centro si occupa prevalentemente di medicina dello sport e di rieducazione funzionale. Buongiorno, volevo dire che la corsa è stata, come nelle previsioni, organizzata bene, direi. Dei pericoli grossi non ce ne sono stati, non era estremamente dura come percorso, perciò agevole a tutti quanti. È una delle cose che secondo mio parere dovrebbero rappresentare un po' tutte le medio fondo, perché lunedì mattina la gente va a lavorare, di conseguenza se riesce a godersi anche un attimo di panorama non è sempre sbagliato. Poi niente, siamo arrivati su un lungomare che è meraviglioso da sempre, e poi dopo il panorama che c'è qui e la gente che c'è qui hanno dato colore e importanza ancora di più a tutto quanto quello che è la manifestazione. Complimenti. Sono soddisfatta della mia prestazione, avendo poco allenamento anche, insomma, è già tanto che abbiamo fatto questo tempo. Che percorso? È il medio. Di dove? Sono di Como, ma vivo a Senigallia. Allora, annunciamo agli spettatori. Devo dire? Qualcuno? No, sono rovinato! Ciao! Sono delle deve riconsegnare l'anno scorso, stanno niente crampi. Il percorso è fatto. Medio. Visto che hai effettuato 43 km la gara, è pregato in di riconsegnare. 2 ore e 50. 31 e mezzo da media. Beh. I due fuggitivi, Gregory Bianchi e Gianpaolo Busbani. Ci aveva un occhio per parte, l'ho fatta bene fino a Ostra, dopo non ne avevo più, solo la tigna mi ha portato al traguardo.